Posso far intervenire solamente il Presidente perché è una delle poche occasioni che ho avuto quest'anno modo di sentirlo. È bellissimo il discorso che ha fatto Andrea, gli faccio nuovamente i complimenti per la personalità e tutto. Però il Presidente, cosa si sente di dire adesso lei ai tifosi che sappiamo tutti che sono abbastanza esigenti? Perché Pietro nella scorsa conferenza ha spiegato bene l'obiettivo di Rimini nel prossimo campionato. Qui parliamoci chiaro, ci aspettano tutti di voler vincere, di voler tornare nel più breve tempo possibile nel calcio che conta. Lei da Presidente cosa si sente di dirgli? Ma le parole di parole se ne tirano fuori a bizzeffe. E diciamo che partiamo come siamo partiti l'anno scorso, cioè senza fantasie, ma ogni domenica sapere che vai in campo per vincere, avere grinta, avere coraggio, avere tutte quelle cose che possono portare a una vittoria. E cioè è difficile per me parlare perché quando io giocavo e ho giocato abbastanza, cioè quando non mi crogiolavo con una vittoria, un pareggio, questo, quell'altro. Cioè, alleniamoci bene per la vittoria la domenica. Stiamo lavorando sia sugli attaccanti che eventualmente su un centrale dietro e poi chiaramente sui giovani che sono il fondamento, diciamo, più importante. Sugli attaccanti abbiamo fatto, come ho già detto e come c'è scritto anche oggi, diversi colloqui, attendiamo delle risposte che speriamo di avere a breve, se riusciamo in settimana, se no al massimo l'inizio della prossima. Ecco. Chiuso con Ricchiuti, sì, però non più come giocatore, tanto lo sapete, no? Permettetemi la battuta, perché tutti si aspettavano sta chiusura come se fosse. No, con Adrian abbiamo chiuso ieri sera, sì. Noi siamo molto contenti perché farà parte della dirigenza, dello staff a 360 gradi e sarà, diciamo, una nuova veste per lui. Mi auguro che riesca a riuscire a staccare la mente dal campo a diventare dirigente, perché il primo anno non è semplice. Perché ancora sei molto attaccato al discorso dello spogliatoio e dei compagni. Comunque sarà un punto di riferimento per il mister, credo, a livello di tra lui e lo spogliatoio, e un riferimento per noi come società. Chiaramente una persona come Adrian, con l'esperienza che ha, ci può solo far crescere tutti assieme.